L'usuria è già spuntato un giallo mani. E voi, Biduzza mia, dormite ancora. Sono molto contenta di presentare oggi Silvio Fazio, pittore ingegnere. Silvio Fazio è nato a Palermo. Nel 73 si è trasferito a Milano, dove vive tuttora e dove lavora tuttora. Oggi presentiamo una sua personale dedicata alla Sicilia, sua terra di origine. Curatrice della mostra è Sabrina Baldanza, storica dell'arte di Verona, che ha avuto importanti incarichi presso la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Forti a Verona e ha lavorato anche presso il Museo d'Arte Moderna di Trento e Rovereto. Sono circa una ventina e poco più di lavori realizzati principalmente tra il 2013 e il 2015, quindi sono circa 2 anni di lavoro intenso di questo artista. Kandinsky direbbe: bisogna eliminare tutto ciò che è artificioso, che è superfluo, che anche che è tragico e anche che eccessivamente biografico, e Fazio lo fa. Toglie tutto ciò che è inutile, va all'essenza, al cuore delle cose, e soprattutto zooma i personaggi. E questa capacità di zoomare nelle immagini e soprattutto l'attenzione al particolare. La memoria è la favola del conto. La memoria, perché con questa mostra ho voluto ricordare 2 cose essenzialmente: la mia infanzia e poi, anche quando adulto, andavo a trovare mia mamma a Palermo, approfittavo tutti i pomeriggi per andare all'Opera dei Pupi, perché hanno sempre ispirato in me dei sentimenti veramente profondi. La favola perché l'Opera dei Pupi, come dicevo, oltre alla chanson de Roland e oltre a riprendere quelle che sono vecchie storie e leggende, riprende anche alcune delle favole più importanti, come quelle di Aladino e il genio della lampada e tante altre. Il conto, perché il conto è magico, è difficile mettere nei quadri, sulle tele, il conto. Il conto è un'accelerazione della voce del narratore che imprime su chi ascolta una specie di effetto di rallenti e quindi vive la storia e la tragedia in maniera molto più acuta e molto più sentita.